Buongiorno, finalmente nuovo What's New In. Credo che l'ultimo video di questa rubrica io l'abbia registrato a settembre-ottobre andando da Zara. Adesso, dopo parecchi mesi, sono tornata qui al centro commerciale di Arese. Adesso ho appena parcheggiato per registrare una nuova puntata di novità da. Oggi vedremo le novità da Primark, visto che sotto quell'ultimo video uno dei negozi più richiesti era appunto Primark ed era uno dei negozi in cui sarei voluta andare anch'io in realtà a vedere le novità, quindi adesso partiremo subito e andremo a vedere tutte le cosine che ci sono nuove, anche perché io veramente non vengo qui da tantissimo tempo. Tra l'altro qui a fianco a me ho portato anche un sacchettino con due cose che dovrei cambiare, adesso spero me le cambino perché è passato un mesetto, però spero appunto, data la situazione, che me le facciano cambiare lo stesso, ancora meglio, spero mi facciano fare il reso, però su questo non sono sicurissima. Comunque adesso io metto la mascherina, cappellino e andiamo. Ok, allora prima di andare da Primark sono passata sia da Alcott che da H&M. Da H&M ho fatto chiaramente il reso perché sapevo già si potesse fare, mentre da Alcott non fanno il reso. Mannaggia, cioè nel 2021 ancora non facciamo il reso. Vabbè, fa niente e alla fine, siccome come vi ho fatto vedere anche nel vlog, se non sbaglio, avevo preso un maglioncino di Natale per mio papà. Alla fine l'ho cambiato con altri due maglioncini sempre per lui, quindi speriamo gli vadano bene, speriamo gli piacciono. Comunque sono due maglioncini molto basic. Adesso però sono davanti alla Primark, quindi entriamo. Allora, partiamo da questa zona, da questo reparto, che solitamente è dedicato, vedete, alle collaborazioni. Questa potrebbe piacere a Simo. Magari poi salgo a vedere la parte da uomo e dovrebbero esserci anche lì. Che carina questa con Dumbo. Però devo dirvi, oh, questa piacerebbe tantissimo a mia sorella. Però devo dirvi la verità, io non compro quasi mai niente in questo reparto, perché non lo so, non mi fa impazzire. Anche se questi calzini li ho presi anch'io, questi li ho presi per me e mia sorella più piccola ho preso questi, e mia sorella grande invece dovrebbero esserci, forse li ho intravisti, ho preso loro di Dumbo. Anche il mio cappellino in realtà, questo qui è di Primark. Non pensavo, ma anche da Primark c'è qualcosa in sconto. Comunque ho visto questi jeans che sono molto carini. Mi si è staccato, comunque sono molto carine, adesso così li prendo e li provo. Qui sono un po' ammassati diversi modelli, anche questi color panna sono carini, con il fondo a taglio vivo, e anche questi neri. Hanno diversi modelli di jeans, e come vi dico anche nei miei video, devo dirvi la verità, io mi trovo bene con i loro pantaloni, con i loro jeans. Adesso volevo fare un ordine prossimamente per provare un po' di jeans da vari siti e vedremo, li testeremo. Sto tornando all'ingresso per prendere uno di questi sacchetti perché mi serve. Guardate che carino anche questo top, mi piace tantissimo il rosso, però non mi piace il dettaglio qui sul seno perché a me non sarebbe bene, però sono molto carini. Anche questo è un gilet con le spalline imbottite, molto carino e dovrebbe essere scontato. Molto carine anche queste felpe, peccato che dentro siano con il file felpate, quindi sono veramente tanto pesanti, però questa è molto carina. Questa è la parte che preferisco, con i colori che mi piacciono di più, tipo stella in vista della primavera. Ci sono queste tute molto carine, sono molto belle, pantaloni hanno il taglio della ternura, oppure anche queste carine di lilla. Ovviamente in vista delle chiusure, dei mesi in casa,
i reparti all'entrata, quelli anche messi meglio, sono dedicati appunto agli abiti più sportivi da casa ma anche per uscire, e quelli invece proprio dedicati all'attività fisica, che solitamente erano dietro. Comunque continuiamo il nostro giretto. Ma domani arriva. Guardate che carini anche i colletti da indossare con i maglioncini. Mi stavo facendo malissimo al braccio perché avevo una cesta piena di vestiti, quindi ho detto ok, vado prima in camerino e provo tutti i vestiti che ho messo dentro la cesta e poi continuo il giro con gli altri reparti, e adesso vi faccio vedere tutte le cose che proverò. Come potete vedere, ho un bel po' di roba che ho preso, però adesso proviamo tutto quanto. Allora, primo look creato così: top più cardigan con tutte queste roselline, e poi pantaloncino di finta pelle color cammello, quindi in plastica. Secondo look, camicetta. Devo dirvi che questa mi piace tantissimo, è comoda e morbida, e di questo c'era anche il vestito, tra l'altro, con questa fantasia molto bella, tutte queste maniche belle larghe a sbuffo, mi piace. Mi veste un po' larga, però non mi dispiace. Il pantalone invece è un pantalone dritto, però non mi fa impazzire perché mi sta un po' skinny, mi veste un po' skinny, quindi non mi piace. Però è praticamente lo stesso di quello che sto indossando in questo momento, questo qui che io ho di questo lavaggio chiarissimo, e ce l'ho anche nero, però questo non mi fa impazzire, non so. Voglio vedere di cosa è fatta questa camicetta, perché mi sembra molto morbida e quindi mi sa di viscosa, però vorrei vedere se c'è anche del poliestere o è proprio solo viscosa. No, 100% viscosa, molto buono. Si sente comunque che è bella questa camicetta. Per questo invece c'è un visibilissimo problema, quindi direi nulla. Questa è carinissima, è una camicetta con le manichine a sbuffo, con tutti questi fiorellini. Proprio carina, peccato che qui non stia più sopra, che quindi poi si intravede il reggiseno. Jeans, bello, questo è molto bello. Dietro mi piace anche come veste, però peccato perché sono tutti lunghi per me, cioè dovrei stare sui trampoli e portarlo tranquillamente. Guardate che bella anche lei, questa però è un poliestere sicuro, però è molto carina lei. E adesso invece ve la faccio vedere però con uno styling diverso. Che dite? Look creato con la camicetta di prima, jeans e gilet in arancio. Questo è molto carino. Ultima cosa che provo è questa cosa, che pensavo fosse un vestitino, invece è più corto, cioè già qua si vede in realtà, che è appunto corto, però a me veste leggermente più lunga rispetto a una camicia. Però è una camicia lunga, non è un vestito assolutamente. Lì c'è la parte make up, ma che vi sconsiglio sinceramente, anzi l'unica cosa che vi consiglio sono i pennelli da trucco, perché questi sono buoni, ce li ho anche io. E anche tutti questi contenitori che sapete che io utilizzo per gli accessori, sono tantissimi. Questa delle lì l'avevamo presa, la mia sorella, come porta pennelli.
ora faccio giusto un giro veloce tra gli accessori. Qua ci sono tutte le borse. Carino questo azzurro. Reparto pigiami, sempre carinissimo. Mi piacciono tantissimo questi che sono basici, però carini. Acquisti fatti, adesso quando arrivo a casa vi faccio vedere che cosa ho preso. Giretto finito, adesso come potete vedere sta anche iniziando a farsi buio. Adesso prendo la macchina. Come vi ho detto prima, qualche acquisto l'ho fatto, in realtà non di abbigliamento, ma poi vi farò vedere tutto quanto. E adesso appunto vado in macchina. Tra l'altro non ve l'ho fatto vedere, se non vi ho, non ho più ripreso, ma sono stata anche da Zara, ho fatto un giretto anche lì, dove ho provato diversi vestitini che costavano, tra l'altro pochissimo, erano in super sconto perché costavano 12,90 euro, una cosa del genere. E però alla fine non li ho presi perché erano tutti in poliestere, quindi non mi faceva impazzire il tessuto. So che in primavera non li utilizzerei nemmeno perché fa sudare, e quindi alla fine ho lasciato perdere. Intanto respiro un attimo, sono appena rientrata in macchina. Adesso Simo mi ha detto se lo passo a prendere, quindi credo ci vedremo un attimino, visto che sono le 6:20. Però a questo punto, visto che praticamente quando arriverò a casa sarà anche buio, le cosine ve le faccio vedere domani pomeriggio, quando torno dal lavoro. È arrivato il momento di farvi vedere tutte le cosine che ho preso da Primark. Il sacchetto si è completamente rotto, come potrete vedere, e quindi adesso tiro fuori tutto e vi faccio vedere le cosine che ho preso l'altro giorno. Come vi ho già detto, non ho acquistato nulla di abbigliamento, questo perché sto cercando di comprare meno capi di scarsa qualità, e diciamoci la verità, Primark non eccelle appunto da questo punto di vista, anche se vi dirò, la camicetta quella nera con i fiorellini azzurri che ho provato, che vi ho fatto vedere, che era in 100% viscosa, quella l'avrei acquistata perché anche per la primavera secondo me è molto carina e fresca, appunto non contenendo poliestere, poteva starci. Però sono andata a vedere, ma la taglia più piccola non c'era, quella che ho provato era veramente oversize, quindi ho preferito evitare. Però diciamo che in generale di tutti i capi che ho preso, forse i jeans si salvavano, perché comunque i jeans di Primark a me piacciono, devo dirvi la verità, mi piacciono, però appunto non mi stavano bene, come vi ho fatto anche vedere, quindi sarebbe stato inutile prenderli. Le camicette sono veramente poche quelle che si salvano, la maggior parte delle loro camicette sono tutte realizzate in poliestere, e i maglioncini lasciamo perdere. Quindi Noemi, cosa ci consigli di comprare se mai dovessimo andare da Primark? Allora, sicuramente direi di dare un'occhiata al reparto casa, al reparto accessori per la casa, perché secondo me hanno degli organizzatori carinissimi, degli appendini carinissimi, anche reparto coperte. Se mi seguite su Instagram e se non lo fate, andate subito a farlo. E a proposito, ne approfitto per invitarvi anche a iscrivervi al canale. Se appunto mi seguite su Instagram, qualche settimana fa vi mostrai una coperta gigante, super morbida, che presi prima di Natale da Primark, ed è stato un ottimo affare perché l'ho pagata 20 euro se non ricordo male, oppure 16, però è veramente una coperta gigante e super morbida. E quindi sì, vi consiglio di guardare il reparto casa. Anche nel reparto pigiami ogni tanto c'è qualcosa di carino, oppure io ad esempio compro sempre i calzini, quelli basici, bianchi, neri, costano se non sbaglio 3,50 euro, e dentro ci sono 7 paia di calzini. Oppure la bigiotteria non è male, chiaramente è bigiotteria, però rispetto ad altri negozietti quali H&M, Stradivarius, dove io comunque compro bigiotteria, la qualità è la stessa ma i prezzi sono molto più bassi, quindi sì, vi consiglio eventualmente di guardare la bigiotteria. E comunque nel reparto abbigliamento vi consiglio appunto i jeans, di dare un'occhiata ai jeans, che però sono sempre da provare perché le taglie sbalzano tantissimo tra un modello e l'altro. E poi vi consiglio chiaramente di guardare, se avete tempo, qualsiasi capo, ma guardare soprattutto la composizione dei capi. Una camicetta ad esempio 100% viscosa, se appunto appartenga a un brand di fast fashion,
fashion, è comunque un capo che possiamo salvare, quindi sì, vi consiglio di guardare i capi, ma soprattutto di guardare la loro composizione. E ora passiamo alle cose che ho comprato io, partiamo proprio dalla bigiotteria. Ho comprato 3 paia di orecchini, il primo è questo qui, sono questi cerchietti molto semplici, dorati, però per tutti i giorni a me piacciono perché li indosso sempre. Il secondo paio che ho preso è questo qui. Anche questo mi piace, forse un pochino più importante dell'altro, però non mi dispiace anche questo per tutti i giorni. Lo trovo molto, molto carino, molto particolare e poi sempre dorato. E poi l'ultimo paio che vi faccio vedere, questo mi piaceva tantissimo, appena l'ho visto ho voluto comprarlo. Non so se qua sia rovinato, no? Comunque è questo qui, fatto in questo modo, con tutti questi brillantini, e questo mi piace tantissimo. Questo è veramente bello, secondo me solo lui, bello, 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 con un outfit total black, mi piace tantissimo. Poi, altra cosa che vi ho consigliato e che ho preso io stessa sono i calzini, questa volta però ho preso questi calzini un po' più lunghi, tra l'altro sono in questa confezione molto carina con questo spago intorno, e questi qui li ho pagati 3,50 euro, sono 2 calzini, uno grigio e uno bianco, e li ho presi pensandoli di indossare con i mocassini. Adesso vedremo se staranno bene, comunque vi avevo detto sempre su Instagram che avrei voluto comprare dei calzini apposta per i mocassini. Ne ho già un paio color cammello, però ne vorrei comprare altri color panna. Adesso vediamo questi in caso ne comprerò altri. Altra cosa che vi faccio vedere che ho preso sono 2 set di mutandine. Anche in questo caso l'intimo devo dire che non è da bocciare in toto. Ci sono alcuni set di mutandine che a me piacciono perché magari sono 100% cotone e vi consiglio di comprare quelle, oppure hanno magari dei dettagli carini però che non sono in parti dove possono irritare perché magari sono appunto fatti di materiali molto scarsi, e quindi qualcosa si salva. Io ho preso ad esempio questo set che è un set di brasiliane che a me piace tantissimo, infatti ne ho diverse nel cassetto fatte in questo modello qui, e queste qui hanno appunto questa stampa a quadrettini, poi ci sono fucsia e nere, e poi ho voluto prendere loro, che era la prima volta in realtà che le prendevo, cioè la prima volta che prendo questo modello, fatte in questo modo, quindi sempre brasiliana però fatte tipo a costine come se fossero delle canottiere, non so, secondo me sono molto morbide, quindi ho voluto provarle. E poi ultime 2 cose che ho preso sono appunto 2 accessori per la casa, e più precisamente per il mio armadio. Ho preso delle grucce, ho preso questo set di grucce, non ricordo se le grucce bianche che ho le avevo prese appunto da Primark, ma credo di no, credo di averle prese all'IKEA quando ho presi l'appendiabiti, insomma quello che vedete nei video, e però comunque da Primark ho trovato queste qui che erano appunto 5 grucce a 3 euro bianche, con il dettaglio dorato, e poi ho voluto prendere loro che sono appunto fatti di questo rosa metallico, queste sono sottili, le ho volute prendere apposta per quello perché chiaramente le grucce fatte in questo modo occupano meno spazio rispetto a queste, però queste sono secondo me un po' più belle da vedere, e quindi queste le utilizzerò per i video, queste le utilizzerò soprattutto per l'armadio, e queste qui sono 5, pagate però 3,50 euro. Bene ragazzi, questo video è finito, io spero vi sia piaciuto e se è così lasciate un pollice in su, noi ci vediamo al prossimo video, ma prima fatemi sapere qui sotto nei commenti quale altro negozio vorreste vedere nella prossima puntata di What's New In, e nulla, io vi mando un bacio e alla prossima, ciao!